Nuova stesa di Camorra che rappresenta l'ennesimo atto dello scontro tra i clan di Ponticelli, che vede da una parte De Luca Bossa Minchinini e le altre famiglie alleate come Rinaldi, Reale e Casella da una parte e De Martino De Micco dall'altra. Questa notte i carabinieri sono intervenuti in via Ulisse Prota Giurleo dopo una segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco. Rinvenuti in strada una decina di bossoli calibro 9. Non risultano danni a cose né feriti, indagini a tutto campo dei militari della compagnia di Poggio Reale per chiarire la dinamica e matrice dell'evento. I carabinieri hanno avviato un'indagine completa per scoprire le dinamiche esatte dietro l'episodio e per identificare la matrice dell'ennesimo atto di violenza finalizzato a dimostrare il controllo del territorio da parte di un gruppo criminale. La Camorra ha una presenza radicata in molti quartieri di Napoli e episodi come questi servono spesso come dimostrazione di potere e affermazione di supremazia all'interno del contesto criminale locale.